impolverato. Ah, sbaglia malamente la risposta Bertolucci. Voleva forse sorprendere in corridoio McEnroe, tra l'altro non si era nemmeno mosso. La sorpresa non ci sarebbe stata. Comunque siamo 30-40, ancora una palla di vantaggio, una palla per il break per i due azzurri. Bravissimo, Bertolucci è entrato molto bene e Donato Bertolucci strappano il servizio a Gerolaitis, 4-3 a favore dei due azzurri che ora dopo il cambio di campo hanno il servizio a disposizione con Bertolucci sulla seconda rete alle ore 20. E poi devo dirvi anche che l'Italia non vince il torneo di doppio qui a Monte Carlo dal 1954 con la coppia Cuccelli del Pensate, da allora che malgrado Pirola Pietrangeli, malgrado Panatta Bertolucci, che sono 10 anni che giocano insieme, da allora non si è più vinto. Speriamo che sia la volta buona. Ed è 15-0 su questa volea alta di Bertolucci. 15-0. 15-9. Ma non si può, la valida non si può. Sì, c'è qualche perplessità da parte del giudice di sedia forse, ma la palla era out anche se per poco. Bellissimo questo diritto in corridoio di McEnroe, 15 pari. Siamo sul match ball degli azzurri. Eccolo. 40-15, ogni domenica vediamo il pieno del match ball. Speriamo ci vada bene anche stavolta con la domenica scorsa e vediamo la vittoria degli azzurri. La finale di Monte Carlo contro McEnroe e Gerulaitis. Il punteggio è 6-2, 5-7, 6-4. Vi ricordo, era dal 1954 che una coppia italiana non vinceva a Monte Carlo. Abbiamo concluso, ancora una volta abbiamo avuto fortuna. A te la linea, Giorgio Martino. Grazie Guido.